Allora, ciao bambolone belle! Ciao gnoccone! Ma quanto siete buone! Ma quanto siete buone! Troppo buone! Allora, bambolone! Ecco. Speravo di essere riuscita a non macchiarmi i denti. Allora, questo qui è quello lì che piaceva un sacco a voi quando vi feci vedere i Baby Lip, quindi quelli piccolini. Questo qui è il 22, quello che io avevo scambiato il numero. Ed è veramente bello. È questo qui piccolino. L'avevo provato prima sopra questo, che ha un bellissimo colore, ma non c'è versi, non mi entra nell'occhio. Non mi ci vedo ultimamente. Questo qui è il Baby Lip che vi dicevo. Ed è appunto questo 33, no il 22, il 33, che è questo bel rosso. Questo bellissimo rosso. Allora, come illuminante sto usando questo qui dell'Hello Autumn perché è molto carino. Dunque, allora, vi voglio fare questo video perché lo stavo aspettando da diverso tempo. Ero veramente in ansia che arrivasse. Oddio, mi sono fatta delle ciglia di merda, scusa. Allora, siccome è tardissimo, perché devo andare in città a firmare un foglio per il lavoro, ci dobbiamo sbrigare. Allora, questa è la collaborazione con SINDirect, che non so se questo è SINDirect Dress Link, ma mi sembra SINDirect. Come vi avevo detto, volevo questa collaborazione per lei. La merdina! Oddio, cioè, voi non capite. Io questa merdina l'avevo vista veramente un botto di tempo fa, tipo un anno e mezzo fa, quasi due. E l'avevo vista, la volevo prendere e non l'ho mai presa. Quindi ora ce l'hanno un bel po' di gente, ma non me ne frega un cavolo, perché io adoro veramente questa merda. Allora, loro hanno voluto un video a parte, quindi un video solo per loro e un video solo per gli altri, per l'altra roba che mi arriverà. È la prima volta che rimango un po' delusa. Avevo sentito diverse volte dire: ma mi è arrivato qualcosa che io lo credevo in un'altra maniera. Ma mi è arrivato. E invece a me mi era sempre arrivata la roba precisa, comunque, no? Cioè, a seconda di quello che avevo preso, veniva abbastanza. È sempre arrivata la roba giusta, nel senso, era disegnata in un modo, o comunque nelle foto si vedeva una cosa, e poi arrivava perfetta a casa, nel senso mi arrivava giusta. Quindi io sentivo queste ragazze che dicevano: ma a me nella foto era in un modo, invece è arrivata in un altro, e a me non mi era mai successo. Invece questa volta è successo anche a me, ma non perché la cosa sia diversa o comunque troppo diversa, soltanto che ora comunque ve lo farò vedere. Avevo preso una cosa che vista in quel modo in una cosa e vista così un'altra. Comunque, in primis abbiamo la nostra merdina, che è la cosa più bella veramente in assoluto. È veramente fantastica. Poi abbiamo delle cose che vi farò vedere indossate, perché mi devo sbrigare perché poi devo andare via. Allora, un'altra cosa che ho preso, speriamo non reggerà mai la batteria comunque, perché vedo siamo a zero. Sono questi occhiali. Allora, la mia mamma ha detto che sono orribili. A me piacciono. Il problema è che ora io con questi capelli corti, insomma, sono un po'. Sono belli perché sto sul rosato, vedete? Comunque sono molto molto bellini, a me piacciono molto. E adesso vi faccio vedere il resto che ho preso prima che la bambola qui si spenga. E quindi poi credo che l'indossato ve lo farò. Comunque, l'altra roba poi che arriverà, vi farò un altro video. Come vedete collaboro con poche aziende perché ho rimasta quella con Shinside, ora Shein, Choice, non sono riuscita a comprare la roba perché non mi scala i soldi. Allora, in primis questa gonnellina. Allora, questa gonnellina era diversa quando io l'ho presa, è completamente diversa. È molto carina, ma la foto era diversa, cioè c'era una grande fibbia, mi sembra, e non c'era questo ciondolo attaccato che io staccherò perché io odio questo ciondolo. È una gonnellina però molto carina perché c'ha tipo i pantaloncini dentro, però c'era una fibbia. Poi un'altra cosa che è arrivata diversa è questa, che è stata la delusione più grande. Io l'ho preso e l'avevo già adocchiato come bomber,
Nella foto si vede un bomber, questo anche a vederlo fuori è un bomber, ma ragazzi, cioè, è come quello lì zebrato che vi fece vedere, mi pare, l'anno scorso. È totalmente inesistente, cioè questo è un giacchettino... Ora io non ricordo il prezzo di questo bomber, ma bimbe, cioè, è inesistente. Allora, ho preso la L, addosso magari è anche caruccio, ma non rende perché non è un bomber, è un giacchettino neanche, proprio due pezzetti di tessuto ho messo lì. Ecco. È la prima volta infatti che mi succede, perché lì si vede proprio un bel bomber, c'è di più colori, vabbè. E poi ho preso questo, perché anche questa è una cosa che avevo adocchiato da un sacco di tempo, l'avevo vista da eBay, l'avevo vista in diversi posti. Sono delle tutine con gilet anche incorporato sopra e la tuta tutta insieme. Io ho preso il grigio, cioè il rosa e il celeste, se non mi sbaglio. Era una cosa che avevo adocchiato da un sacco di tempo, alla fine ho detto la prendo. Allora, e invece questa è molto carina. Allora, c'è il sopra della tuta, che è questo, è una bella tutina anche abbastanza spessa con il pile, con questa bellissima apertura qui corta, con il cappuccio e la scritta. E poi abbiamo i pantaloni della tuta, sempre con la scrittina, bellini così, con l'elastico. Questi invece sono anche caldi e belli. E poi c'è il giacchettino sopra, che è fatto a questa maniera, sempre in grigio, con la cerniera in arancio e con dentro rivestita. Adesso vi faccio vedere le cosine indossate e poi andiamo, perché comunque la merda indossata non serve. Gli occhiali ve l'ho fatti vedere. E queste sono le cosine che ho preso. Fatemi controllare se mi doveva arrivare qualcos'altro, che non è arrivato. Ho smesso di... Allora, peloso marrone. Ah no, questo è dress link, ok. Pupazzo verdina, occhiali, bomber, tuta grigia e gonna nera corta. Che comunque la gonna era con la fibbia. C'ho ad arrivarmi alcune cosine che però non si sono mai fatti vedere, tipo il China Buy. Vabbè, adesso vi faccio vedere tutto indossato. Non essendoci il mio cugino e avendo rotto il cavalletto, ci arrangiamo. Allora, ve lo faccio vedere così perché viene meglio. Questo è il bomberino, che magari è anche carino. Il problema è proprio che è un bomber. Mi tocca farvelo vedere allo specchio, perché ho visto che se ve lo fa vedere in quell'altro modo è un casotto. E questo è il bomberino, è anche bellino, sembra un bomberino, però è proprio la questione che è leggero, il problema è quello, ecco, non è altro. E questo è il bomber. Adesso vi faccio vedere la gonnellina. Allora, questa qui invece è la gonnellina, è davvero davvero bellina, cioè mi garba molto. Poi è comoda perché è a pantaloncino, cioè io dentro non c'ho la gonna, c'ho pantaloncini. È comoda, mi piace ed è molto molto carina. Il problema è che c'aveva una fibbia. Io questo ciondolo non ce lo voglio, lo staccherò. E questa è la gonna. So che cavolo vedrete. Ora se riesco e non vengono bene, poi me le fa dal mio cugino stasera. Questa è la gonnellina, che è molto 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 carina. Però ecco, ora comunque controllerò se era con una fibbia o meno, se mi sto sbagliando io. E adesso vi faccio vedere la tutina. Questa è la tutina, meno male ho preso la XL, comunque, perché sì, non è male, ma sono convinta che forse una taglia sotto sarebbe stata, non lo so. Comunque questa è la tuta, vedete? E ora vi faccio vedere pure questo, mi garba perché c'ha, vedete, il collettino così. E ora vi faccio vedere con la giacchina sopra. Ora ve la metto qua, perché tanto vi fa vedere prima la giacchina e poi ve lo fa vedere tutto insieme. Questa è la giacchina ed è veramente identico al... Comunque io era un botto, avevo visto questa felpa, questa tuta. Sarà stato, io penso, 2 anni, tutti quanti. Ora questo dentro così è un po', oh mio Dio, però... Questo è un giretino che voi potete portare tranquillamente anche senza niente. Vedete? Così. Ed è un completino a tutina. Io naturalmente poi porterò disparata, tuta, eccetera, eccetera. Però mi piace. Sono contenta. E questa invece è la tutina. L'unica cosa infatti mi ha un po'... Allora, la gonna è l'amore. Cioè, la gonna è veramente bellina.
L'unica cosa che mi ha un po' sono è appunto questo bomberino, ma non perché, vi ripeto, è brutto oppure, solo perché lì si vede proprio un bomber. Manuele ci ha avuto i bomber tutta la vita, ha portato il bomber tutta la vita, quindi come è fatto il bomber lo so, e vi garantisco che il bomber non è in quel modo, non è leggero, anzi il bomber è pesante, è un giacchetto che si porta vieni Leda, che si porta pesante, quindi va bene bimbe, io scappissimo perché sono in ritardo, ora vedo com'è venuto, altrimenti lo fa girà stasera anche al mio cugino, che forse è meglio. Io vi lavo, salutiamo la merdina che è il pezzo meglio della situazione.